settimana. Il tuo 5 per 1000 all'Hauser, per non dimenticarti degli anziani. Eccoci qua, sabato sera, Milan-Lazio già in onda, ma soprattutto vigilia di Fiorentina-Bologna con il riesordio di Vincenzo Montella. Molte le cose capitate, la Juventus riapre il campionato perdendo oggi a Ferrara. Ne parliamo con Vittorio Vetti. Ciao Vittorio. Buonasera a tutti. Con Enrico Roscitano, al quale la frecciata era diretta. Ciao Enrico, poi ciao, ne parliamo. Buonasera a tutti. Pino Calò, che è il contraltare di Vittorio Vetti questa sera. Ciao Pino. Salve, buonasera. Sani, la gabbia di Enrico.com, ciao Michi. Ciao, saluto a tutti. Gabriele, signor mio, Greta Beccaglia in postazione News Email, ciao Greta. Ciao Giorgio, bentornati. Bello, per interagire con noi a tutto la ToscanaTV.com tramite sms e whatsapp al 342 19 71 871. Le formazioni di questa sera per quanto riguarda Milan-Lazio: Milan con un 4-3-3 davanti Suso, Piontek e Borini, mentre la Lazio con Correa a ridosso di Immobile. Grazie Greta, bene così. 0 per il risultato, 2-1 per la SPAL contro la Juventus, 1-0 per la Roma nei confronti dell'Udinese. Importante Milan-Lazio perché la Roma con questi 3 punti ha superato i Roma. Ma più importante di qualunque altra cosa calcistica, prima il lancio in diretta di Vittorio Vetti di Giallo Toscana, che ci seguirà. Che seguirà Tutto Gol, l'edizione del telegiornale. Noi siamo con voi intorno alle 22:40 circa. Due temi forti, Giorgio, perché c'è l'attesa per la sentenza da parte del Tribunale di Livorno per la vicenda legata all'infermiera Fausta Bonino, le morti sospette nell'ospedale appunto di Piombino. La donna è accusata di 10 omicidi, quindi parleremo di questo. Poi nella seconda parte un altro tema, in attesa di un'altra sentenza, quella della Corte di Cassazione fra circa un mese, di un delitto terribile che avvenne nel 2015 a Firenze, nel quartiere delle Piagge, alla periferia nord-ovest, quando un uomo, l'ex compagno di Irene Focardi, uccise la donna, secondo l'accusa, e poi in un sacco per la biancheria in un fosso il corpo fu ritrovato un mese e mezzo dopo dalla scomparsa. In primo grado in appello l'imputato ha avuto la pena dell'ergastolo, quindi parleremo di temi forti. Avremo un ospite importantissimo, fra l'altro, con il quale dialogheremo e faremo dei profili anche questi personaggi. A te. Giallo Toscana, da non perdere assolutamente dopo l'edizione che andrà a chiudere Tutto Gol a Tutto Gol di questa sera. Grazie, entriamo subito nel vivo prima di Milan-Lazio, perché c'è una situazione di disagio della tifoseria, ma vedo che in questo periodo le tifoserie sono parecchie quelle in ballo, perché c'è la tifoseria interista che ha da dire la sua, quella della tifoseria della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti e sarà oggetto di discussione questa sera. C'è il Milan, anche la tifoseria juventina, caro Roscia, non ha digerito tanto la sconfitta di oggi, anche se è stata subita dalla Juventus Under 24, però non sono tanto, ho visto qualche social oggi un po' capirato, sì, vabbè, sai, Juventini, se ti attacchi ai social probabilmente troverai, no, per carità, troverai in tutte le squadre sempre quello che... Però è la seconda sconfitta. Seconda sconfitta, siamo in crisi, siamo un po' in crisi, siamo costretti a mettere in sede della primavera. No, quindi, ma soprattutto io credo che oggi la Juventus abbia fatto apposta a perdere per fare un dispetto enorme alla Fiorentina, perché anche settimana prossima basterà un punto, no? Per vincere lo scudetto, giusto? Sì, sì, sì. Basta che il Napoli, basta che il Napoli non faccia lo stesso pareggi a Chievo, che è lo stesso stasera. Ma se oggi, ma io siccome punti di differenza, se il Napoli
C'è un Napoli punto. Vince stasera, vince domani. Bisogna pareggiare con la Fiorentina. Basta sempre un punto. Ecco, per cui Napoli, Juventus, pensate alla sfiga dei tifosi della Fiorentina che stanno vivendo questo momento particolare, che devono partire domani per Fiorentina-Bologna, pensando che sabato prima di Pasqua alle 6 la Juventus festeggia lo scudetto con la Fiorentina, con il risultato Fiorentina, stando allo stadio della Juventus dove ci sarà la festa scudetto dopo la partita. Infatti, sembra che per evitare questo ci sia pochissima richiesta di biglietti per l'Allianz Stadium. Tutto loro mani. Hai ragione, ma dice bene Pino, basta che la Fiorentina batta la Juventus prossimo, problema risolto, anzi fanno un favore anche al Napoli che magari supervaluta Veretout. Vabbè, però c'è un problema anche di tifoseria milanista, vero Greta? Sì, assolutamente, una notizia uscita adesso, la tifoseria milanista ha espresso il proprio dissenso nei confronti del VAR e degli ultimi arbitraggi, infatti hanno scritto degli striscioni con scritto avete VAR caso di limite. E il messaggio perché? È che è successo Pino? Questo è solamente la conseguenza di tutta una serie di episodi negativi di cui il Milan è stato danneggiato. Ricordiamo il mancato rigore con la Roma, a Roma, un altro episodio con la Sampdoria, se non sbaglio, e questo con la Juventus. Tra l'altro tu leggi... ma c'è anche in questa casina... C'è anche il gol che ha segnato il Milan a Verona con il Chievo. Quale? Quello dato buono. Quello che è stato dato buono. Ma come mai? La memoria è corta. Io poi mi sono anche divertito. La questione è che tutte le squadre ricordano quello che non hanno avuto. Sì, ma non capisco perché. Ma quello che hanno avuto non lo ricordano. Ma non capisco come mai, per esempio, il fatto di dire sì, va bene, Fabri ha sbagliato. Bastava che il designatore se ne stesse zitto. Cioè sono loro che poi si fanno il processo a loro stessi, prima creano i danni e poi pensano di lavarti la faccia dicendo sì abbiamo sbagliato, e Milan ci ha perso anche qualche scudetto che voi con queste dichiarazioni, poi per cui dai, basta, no? Chiedo ai colleghi studio se fosse vero quello che è uscito sul giornale del colloquio Fabri-Calvarese, allora se non vuoi essere aiutato, detto dal varista all'arbitro. Questo mi sembra particolarmente pesantuccio, no Michi? Ma io devo dire, non pesantuccio, è grave. Se fosse vero, vorrei sapere come è possibile che questi colloqui escano, però. Infatti io qualche dubbio ce l'ho, soprattutto ce l'ho sul giornale che l'ha riportato. Il giornale? È corretto, allora, come quando diamo merito a chi fa dei colpi citando la fonte, è altrettanto corretto citare quelli che non ci convincono fino a sì, quanto, assolutamente. Sì, però è anche vero che nessuna notizia al momento la smette. È una notizia di stamattina. Ma non ha avuto neanche tanto risalto, però. La cosa più grave... Ma non era nei titoli principali della CNN? No, ecco. No ancora no, non c'è arrivato. Evidentemente. La cosa più grave delle dichiarazioni, appunto, che poi vanno verificate... Un'altra mano, per esempio. È che il... Non è stata data. Secondo l'articolo, l'arbitro in campo si sia sentito disturbato, infastidito. Dall'intervento del varista. Cioè, il VAR è stato messo apposta per intervenire una mano all'arbitro. Anche qui, insomma, il VAR è stato messo per cercare di togliere. Serve, lo vuoi, sei arbitro, lo vuoi o non lo vuoi? Ma poi è stato messo per cercare di diminuire la discrezionalità dell'arbitro e invece l'ha aumentata, perché ora invece di avere un arbitro che può decidere, ce ne sono due, quindi la discrezionalità è aumentata. Quindi anche più la possibilità di interpretare e non di applicare. Vittorio, visto che tu sei osservatore strainteressato di questo Milan-Lazio, perché comunque la Lazietta, ormai non c'è più, ormai è una Lazio entrata nel rango delle grandi, ha la possibilità di fare un filotto stasera con il Milan. Sì, non mi aspettavo il pareggio casalingo perché... come è maturato, meno male che poi è arrivato il pareggio, perché poi alla fine del Salmi rischiavi pure di non prendere nemmeno un punto. È una squadra che quest'anno è un pochino più a corrente alternata rispetto all'anno scorso, cioè un trend la Lazio ce l'ha ed è quello che fa fatica a vincere con le squadre che la precedono, ma ha sempre fatto risultato nel passato, si è costruita l'Europa con le vittorie, con le squadre che la seguivano. Quest'anno qualche puntariello è stato perso per strada, c'è da dire, tu mi dirai, ha vinto a Milano con l'Inter, è vero, ora vediamo un po' che succede. Secondo me la partita di stasera è una partita
che serve da prova generale per la semifinale di Coppa Italia. Prima di entrare in diretta con Pino scherzando, che tanto dicevamo, e se ci fosse stata una spartizione? Ma no, io... Punti in campionato al Milan, finale no, Italia alla Lazio. Ma non è pensabile, mi sembra fantacalcio, ma anche eticamente, non solo sportivamente, ma anche eticamente. Praticamente sai che è un concetto che nel mondo del calcio non esiste. Sì, lo so benissimo, fra le righe lo leggiamo e scopriamo sempre molte cose. Io credo che questa sia una partita che si giocherà molto in questo primo tempo, forse un po' meno nel secondo se il risultato non dovesse... Alla Lazio va bene il pareggio? Secondo me sì, perché al col Milan calendario va bene sì. Solo la vittoria. Eh beh, certo. Cioè, anche perché... Allora, ma scusa, Roma è già stata superata da Roma. Vorrei fare questo tipo di ragionamento. Sì. È chiaro che finora il Milan, per tutta una serie di situazioni, si è sempre classificato quarto o terzo, già da diverse... Stasera con il risultato della Roma, matematicamente, se il Milan pareggia, non è più quarto, ma è quinto. Quindi, figuriamoci... Una serie di partite facili, di calendario. No, sto dicendo, figuriamoci quindi tutto quello che ci potrà essere costruito in questa settimana... Gattuso, sarà esonerato, quindi arriverà a ritardo. Quindi a livello psicologico sarebbe importante, prima di tutto, di poter lasciare la Lazio un pochino indietro, vincendo. E sotto l'aspetto psicologico tu superi fase non bella, perché sono in quattro partite ha raccolto miseramente un punto, e quindi sarebbe importante, perché poi si aspetta un calendario... si dice abbastanza favorevole, e quindi sarebbe importante, però è questo, perché sennò al limite anche un punto non sarebbe, però rientri poi nella mischia, perché poi c'è l'Atalanta, ti rientra la Lazio, soprattutto perché il Torino stesso, quando vai a Torino sabato 15 giorni. Fra 15 giorni l'hai lì, l'hai a tre punti. Poi comunque il Torino è in corsa per l'Europa League più che altro, perché la Lazio... No, ma fanno i corsi di Champions, perché sono lì a tre Torino, punti dal quarto posto. Insomma, diciamo, Torino. Forse, insomma, ora di Champions, diciamo, li fanno... Dovrebbero aver mangiato la bagna cauda la Champions. Pagine che nell'ultimo anno sui giornali nazionali sportivi sono comparse misteriosamente... Parlando del Torino H24, cosa che prima non accadeva. Si è mossa bene la comunicazione. Si è mossa bene la comunicazione, però più che altro perché la Lazio, ricordiamo, è mercoledì alle 19, mercoledì 17 alle ore 19 al recupero in casa con l'Udinese. Giorno del tuo compleanno. Giorno del mio compleanno. E poi il sabato successivo gioca in casa con il derelitto Chievo. Quindi potenzialmente un punto stasera... E potenziali sei punti, comincia a essere interessante la cosa. Visto io, che non se credi, posso esprimere un giudizio, bisogna temere moltissimo, non se ne è parlato, di una delle squadre che secondo me gioca il miglior calcio della Serie A e fa risultati, ed è l'Atalanta. Bisogna stare molto attenti all'Atalanta. Vediamo domani che combina. Domani è decisiva. Sai perché ti dico questo? Perché lunedì di questa settimana Gasperini, fuori microfoni, sì, fuori microfoni, ha detto: capisco la società, capisco il fascino, ma io allenatore do la precedenza alla vittoria in Coppa Italia che non al piazzamento. Io allenatore, perché comunque alzo un trofeo. Capisco che la Champions è una roba di bum bam bim bum bera. Secondo me non solo... È quella che porta soldi. La vittoria della Coppa Italia porta il trofeo. Però io dico... Non porta altro. Ma un allenatore che vince è sempre meglio di uno che si piazza. L'Atalanta, a mio avviso, ha la potenzialità per prendere tutte e due. Però viva Dio che c'è finalmente un allenatore che mette davanti un trofeo, la vittoria di un trofeo, un piazzamento, perché finora negli ultimi anni tutti gli allenatori dicono sì, meglio arrivare quarti, meglio... addirittura c'è stato un periodo in cui si diceva lo scudetto non importa, basta arrivare fra le prime quattro. Insomma, io ho sempre pensato, insomma, uno va in Champions, arrivano i soldi dall'UEFA per poi costruire una squadra e vinca qualcosa, perché una squadra che fa continui piazzamenti, soprattutto un allenatore che non alza mai un trofeo e fa solo piazzamenti, ma non so a cosa possa servire. Insomma, la società sicuramente fa comodo, però io penso i tifosi tutti di qualsiasi squadra preferiscano vincere ogni tanto qualcosa.
Vedremo che cosa succede. Greta, innanzitutto signor Roscitano, stia tranquillo, le scrive Sandra da Empoli che festeggerete sabato, ha detto di stare bello tranquillo. Grazie, che non succede assolutamente Sandra. Niente. Scopro che Sandra da Empoli è una delle nostre migliori telespettatrici, ci scrive sempre. Finora non avevo capito che era una tifosa bianconera. Oh, la Lazio cosa si mangia? Lazio cosa si mangia? Correa. È la terza occasione, eh? Ma sai che c'hai sempre il mantra dalla tua, Pino. Gol sbagliato, gol subito. Questo è quello che capita sempre. Guarda oggi la Roma ha rischiato quattro volte di prendere il gol. Ha preso un palo e poi... Cioè, De Maio ha preso un palo di là, Dzeko. È sempre così. Il Milan, quando è in difficoltà, tira fuori sempre San Colosco. Che è un grande acquisto. Chi era quel mimo? C'è un mimo nel Milan, hai visto? Rodriguez. Un bel mimo, sì, sì. Perché ha fatto finta di... Gli ha messo la scarpa anche in testa. Neanche toccato. Va bene, non l'ha toccato, ma c'è andata a 10 secondi. Era clima caldo. Posto di foseria. Allora, Milan-Lazio, uno contro l'altro normale. Abbiamo fatto bene a separare. Uno contro l'altro normale. Enrico, che ha il caffè di traverso perché ha perso con la Juve. No. Comunque mi sono recuperato, se può servire. Può servire tutto. Non ho il caffè di traverso. Durante la settimana, a proposito di sviste arbitrali, durante la settimana... Cos'è successo? Su calciomercato.com viene sempre messa la classifica favori pro e favori contro, sì. Se vuoi te la posso, non fa più nessuno, ma va bene, ve la posso declarare. Declaracela. Intanto il Milan è al terzo ultimo posto, 5 a favore, 8 contro, quindi siamo a meno 3. Al primo posto c'è la Roma, 8 a favore e 3 contrari, quindi più 5. Al secondo posto, indovina un po', la Juventus, 8 a favore, contrari. Più 5 anche lei. E poi quindi c'è prima pari merito. Poi c'è Fiorentina, 9 a proposito. Fiorentina 9 a favore e 6 contrari, quindi più 3. Sì. Pensa, anche qui il cahier de doleanze dovrebbe essere chiuso, certo. Non aperto tutte per le volte. Dire, è così. Si fa per fare accademia, però, insomma. No, ma è comunque vero. La Lazio è in settima posizione. Cioè? Più 2, 4 a favore e 2 contro. Media normale. Strano, ma dico io, ma non avete da lavorare durante le giornate? No, è un lavoro, Questo è un lavoro. Me la sono salvata. Cellulare davanti. Questo è strano perché comunque io ricordo diverse giornate per giornata, evitiamo il dettaglio così, se no non finiamo più. Se no telefoniamo ai colleghi di Novella 2000, non finiamo più. Me la sono mica inventata io, ho citato la fonte. 20 minuti di gioco nel corso del tempo, 0-0 tra Milan e Lazio, subito dopo la prossima pubblicità che mandiamo puntuale, così avvertiamo anche il nostro Massimo in regia, apriremo il quaderno viola perché vorrei capire, attenzione però perché c'è il contropiede non fuori gioco, vorrei capire prima da Enrico e poi da Vittorio una battuta, ma proprio rapida, proprio per stare nei tempi, su questa grossissima discussione di spaccatura del tifo, di presa di posizione del tifo di contestare domani. E su questa diatriba interna al tifo, mi rappresenti, non mi rappresenti. Firmi Firenze, no, non puoi firmare Firenze, te lo levo dagli striscioni. Chi mette Firenze, chi toglie Firenze. Che sta succedendo, Enrico? È figlio della situazione, ma io ho avuto l'impressione, viaggiando nella città, anche parlando con amici... Tu ci abiti a Firenze. Che Montella... non sia ben visto dalla tifoseria non ha gradito assolutamente tanto. Ben visto, a meno credo il 70% della tifoseria non, perché probabilmente ricordano anche com'è finita ricordano il personaggio non è molto non simpatico è piaciuto, insomma, non possiamo dire che Pioli era un gran bravo uomo. Su Montella qualche dubbio, magari Montella meglio l'allenatore Montella rispetto all'allenatore Pioli, meglio l'uomo Pioli rispetto all'uomo Montella. Sì, quindi ci sono, questa spaccatura è venuta dopo, è stata quasi spontanea, appena hanno detto che Montella sarà, cioè la mattina mi sembra che è arrivato.
della è iniziata questa contestazione, questa caccatura. Obiettivamente neanche a me è piaciuta questa scelta. Io a questo punto avrei aspettato anche il 25 prima di mandare via Pioli e prendere Montella, mi sembra che sia stata storia diversa. Anche per, probabilmente si è dimesso, quindi non è che l'hanno mandato via. Lui si è dimesso, ma è stato quasi costretto. Quasi costretto. 30 secondi. No? Io sinceramente lo dico in una cartolina, poi entriamo. Sì, poi entriamo dopo. Io perché questa protesta non sono mai riuscito a capire, non la capisco, non la comprendo. La giustifichi o no? Non la giustifico neppure, scusa, prendo una posizione netta, perché credo che intanto, come sempre dico, che in questo sport chi tira fuori il portafoglio ha sempre ragione. Non ci deve essere ora democrazia. Che una protesta nasca tendenzialmente e sinceramente contro i Della Valle, perché solo per questo striscione, io non comprendo assolutamente questo, non lo comprendo, non capisco perché una parte della tifoseria, non credo che siano tutti, in molti una penso parte che credano anche a quello che dico io, cioè che la pensino un po' come me, non capisco come si possa pensare di assurgere al ruolo di martire o il Savonarola della situazione il signor Stefano Pioli, si ira quando la società ha un comunicato richiamando un pochino all'ordine. Sono i dati di lavoro, caro Giorgio, hanno sempre ragione. Io la penso piaccia o non piaccia, voglio precisare che non ho voluto assolutamente giustificare la tifoseria. Io ho detto come sto vivendo io la perfetto situazione. Però attenzione, perché dopo la pubblicità vi faremo sentire come vive Montella questo momento e come secondo lui deve essere affrontato, e puntualizza una cosa che secondo me fa ritornare al motivo e al momento del suo addio. Vai, dopo. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. CopyWorld, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi, vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende, stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale, comunicazione visual display, tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWorld, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Mare pronto, più fresco del fresco, con un'attenta selezione dei prodotti, con il metodo pesce surgelato a bordo della nave. Da noi trovi anche primi piatti artigianali e pizze stese a mano surgelate. E ogni settimana 3 o 4 prodotti in offerta per voi. Il mondo del surgelato di Mare pronto lo trovi a Firenze, in Viale Eleonora Duse 15C. Seguici anche su Facebook. Piero, stamani mi sono svegliato con una voglia di fritto pazzesca. Pensa che ieri sera ero da baffo matto e ho mangiato un mare fritto che era uno spettacolo. Che è codesto mare fritto? Una roba da leccarsi i baffi. Un tripudio di pesce fritto. E mia moglie ha preso un antipasto di mare eccezionale e una pizza come non si trovano in giro. Allora stasera ci porto anche la mia gentile metà. Meglio prenotare. Alla grande! Grazie della dritta. Baffo matto, al Rogiolo, via Cristoforo Colombo 26, Quercianella. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la sede di Campi Bisenzio in via Montalvo 8
e nel nostro poliambulatorio presente a Parco. Per le tue spese, anche impreviste, hai la soluzione in tasca. Ricarico conto di UbiBanca. Il primo servizio per ricaricare il saldo rateizzando una o più spese del conto. Così puoi sostituire il frigo senza scongelare i tuoi risparmi. E iscrivere tuo figlio all'università pagando con i passi. Attiva Ricarico conto nella tua filiale senza costi e dai quando vuoi la giusta carica al tuo conto. UbiBanca. Fare banca per bene. È arrivata! No, non è una multa, è una cosa buona, anzi ottima! Ha! È la tessera del CNA Pensioni! Amici miei, fate come me, CNA Pensionati. Porcellotti Abbigliamento, Terra Nuova Bracciolini, Bibbiena e Arezzo. E allora siamo ritornati. Ventesimo già passato a Milano, Milan-Lazio è sempre 0-0 con il Milan un pochino più presente in area di rigore. Per la terza volta consecutiva va vicino al vantaggio. Questa volta era Christoph Piontek che è andato a concludere di testa. Devo proporvi, prima che accendiate la discussione, quello che ha detto oggi Montella a domanda nella sua prima conferenza stampa da ripartente sulla panchina viola, a domanda specifica di una collega sul, chiamiamola, la contestazione, prima che c'è a Firenze che accompagna questa sua ripartenza. Massimo, prego. Sicuramente è un argomento di fatto, no? Sicuramente abbiamo bisogno di punti, i punti li faremo e faremo anche con forza, insomma, dobbiamo avere questo pensiero. Rispetto alla contestazione, insomma, al malcontento, io sono qui da tre giorni, sono non c'ero, è una situazione complicata, no? Per esprimere un giudizio. Sicuramente ho girato tanto, tante città, un po' di Italia, e credo che a Firenze più che in altre città, se non c'è sinergia non si può arrivare al risultato. Sinergia tra ambiente, tra società, tra allenatore, tra dirigenti, insomma, io questo chiedo questo. Poi chiedo veramente alla gente che si fidi o si fidasse, mi piacerebbe che si fidasse del mio entusiasmo, perché ne ho tanto. Mi piacerebbe che ci accompagnasse, mi piacerebbe che ci seguisse, mi piacerebbe anche che ci contestasse talvolta, se lo meritiamo, però mi auguro che non ci ignorino, perché non sarebbe un bene per la squadra, non sarebbe un bene per la città. Ci sono molte cose da commentare su questa dichiarazione, anche perché, chiudo, quando il signor Montella ha salutato Firenze e i Della Valle, o è stato salutato da Firenze e dai Della Valle, aveva proprio parlato di difficoltà sinergia. Ora improvvisamente questa sinergia è totalmente riscoperta. Prego, Vito. Sì, comunque a me è piaciuta la dichiarazione, non mi è sembrata scontata o salomonica o diplomatica. No, ma lui non dice mai cose scontate. Esatto, a me è piaciuta questa dichiarazione, perché continuo a ripetere, non comprendo che alla prima partita in cui c'è un nuovo tecnico che guida questa squadra e fra pochi giorni la semifinale di ritorno di Coppa Italia, non comprendo questa protesta. Non la comprendo per svariati motivi, se mi consenti, ti rubo proprio un minuto. Vai. Il primo è che, confermato da persone, sono domeniche intere che al Franchi contestano Stefano Pioli. Cioè, tu mi dirai, contestano anche Della Valle, l'abbiamo sempre sentito questi cose. Ma vicino alla panchina, al box, eccetera, ragazzi, ci sono state contestazioni. Vero, salta la panchina, portaci in Europa, in senso ironico e tante belle cose. Allora, questa protesta, secondo me, non doveva e non dovrebbe mai avvenire nei confronti della Valle, ma assolutamente non doveva avvenire ora, col Bologna in casa, a pochi giorni dalla partita di Bergamo. Sì, perché ricordiamo che poi c'è Pasqua, sabato di Pasqua a Firenze.
Ma dopo il 25 si va a Bergamo. Appunto, appunto. Quindi... voglio sapere se c'è uno sciopero anche del tifo viola a Bergamo, cioè se entrano alla fine del primo tempo. Io sono un po', scusatemi se sono un po' drastico, ma non ho capito io che cosa è successo in questa settimana in cui è iniziato un processo di beatificazione sportiva, ovviamente. Perché non stiamo sempre parlando di sport con il profano nei confronti di Stefano Pioli e di Della Valle, rei di chissà che cosa, di un comunicato stampa. Poi ai tifosi sono arrivati voci di Ara eccetera, no, vogliamo, preferiremmo i cinesi. Arrivava un cinese, io no, sono convinto, no, gli meglio gli arabi. Avete visto che fine ha fatto il Milan, che il proprietario è scappato, non si sa dove sia finito, forse in Mongolia o è andato nel Bhutan, andato, Bhutan non so dove è andato. Allora, cioè, il no a prescindere non va bene, cioè non esiste questa situazione, è una situazione esplosiva che doveva verificarsi, di questo sono d'accordo con Enrico, molto tempo prima, perché questa squadra si è spenta come una candela che sta per esaurirsi. Vedi, vedi Giorgio, io quando dico sempre e lo affermo da svariati anni che la Fiorentina è senza società, questa è un'altra conferma, che questo secondo me, aver assunto Montella è diventato un guanto di sfida che i Della Valle hanno lanciato alla tifoseria, perché hanno preso l'allenatore che probabilmente avrebbe messo avrebbe creato. Io sono d'accordo su quanto hai detto tu, però Montella se n'era andato in malo modo e con i Della Valle e con la tifoseria. Ma che vale la pena di ricordare che domanda, rispondimi Flash. Montella, secondo te, è un allenatore di ripiego o un allenatore, diciamo, importante per questa squadra? Per Firenze probabilmente la tifoseria lo considera di ripiego. La prima situazione era questa. Vittorio. A Milano il vertice aveva indicato, dicono le voci che vengono da Milano, che si doveva prendere un traghettatore, un ripiego, che poteva essere l'allenatore della primavera, supportato addirittura da Ciccio Baiano, è venuto fuori anche questo nome, mm-hmm, e cognome, e Della Valle in persona, Diego, in conferenza dalla Cina, si è opposto e ha detto io prendo Montella. Allora vi chiedo, secondo voi è meglio Bisicca, con tutto il rispetto per Emiliano, siamo amici, o Vincenzo Montella? La società ha preso un allenatore perché secondo me ha un programma, ha un progetto, ha qualcosa di importante da proporre e non un ripiego qualsiasi. Facciamo i complimenti tutto a Bigica per la Coppa Italia, che ha vinto la Coppa Italia oggi pomeriggio. Bravo Emiliano. Che ha vinto. E io dico che Montella era in viso, non era voglio dire, non è giusta la contestazione. Io d'accordo con te, però è l'allenatore che probabilmente ha creato questa situazione. Soprattutto per la frase con cui ha salutato. La famosa dimensione di Firenze che lui ha voluto ridurre e che due terzi di tifoseria e di intelligenza viola non gli hanno apprezzato. Michele, poi Pino. Ma comunque qui l'ingaggio di Montella è interessante da più punti di vista, sia per quello che ha detto Vittorio, sia poi per l'ingaggio in sé. Che è piuttosto elevato. L'ingaggio nel senso della firma. Io guardavo il portafoglio, è un segnale della società che intanto, ha speso. Certo, intanto, contrariamente alle prime voci... sicuramente più di Pioli. Sì, anche il curriculum è diverso. Per quanto riguarda il contratto, al di là dell'aspetto economico, intanto è interessante notare, contrariamente a quelle che erano le prime voci, che il contratto non a giugno 2020 ma fino a giugno 2021, quindi la società, due anni, e come società intendo Diego Della Valle, aveva in mente di prendere un allenatore sul quale impostare anche un discorso a medio-lungo termine. Poi due anni e mezzo nel calcio non sono poi, ma insomma, e quindi perché per quanto riguarda, ma quello sono d'accordo, io parlavo del lato tecnico, non ambientale. E per quanto riguarda poi l'ingaggio ancora, sembra che invece Corvino avesse l'accordo con Di Francesco per la prossima stagione. Quindi questo significa significa anche che Diego Della Valle si è mosso e probabilmente ci sarà qualche cambiamento, qualche altra testa verrà cambiata a livello societario. Perché quando il direttore sportivo
colta la società di sorpresa, perché secondo me non è stato fatto un comunicato per invogliare Pioli alle dimissioni. Secondo me c'è stata, come dicono gli inglesi, overreaction, cioè una reazione esagerata da parte di Pioli a un comunicato che secondo me non era così offensivo nei confronti della dignità di nessuno. È stato un richiamare all'ordine una squadra che sembra in vacanza, un gruppo quindi, di lavoro, tutti dentro, che tutti quanti, sembrano in vacanza da gennaio. Quindi secondo me c'è stata in pratica, scusa Michele se inserisco, ma anche le dichiarazioni di Pezzella di oggi, di ieri, vanno in questa direzione. Quindi una scossa, l'allenatore si è sentito offeso, secondo me in maniera esagerata. Ha fatto il gesto delle dimissioni, non perde quasi nulla, perché comunque per un professionista che ha quell'ingaggio lì, perdere gli ultimi due mesi, un mese e mezzo, non gli sposta una virgola. E però c'è da dire però che chi diventa nazionale. No. Però c'è da dire che l'istituto delle dimissioni nel mondo del calcio non lo fa quello quasi nessuno. Quello è vero. Che sia un mese o due. Però ripeto, secondo me... Ma non possiamo una però è coerente. Il movimento di Pioli è stato coerente con la secondo me la società è stata colta di sorpresa da questa reazione dell'allenatore. Il progetto era comunque chiaro, perché non era stata fatta l'opzione di cambiare. La questione interessante per me è come Diego Della Valle si sia mosso e abbia scavalcato Corvino scegliendo lui l'allenatore. Per quanto riguarda poi, e qui chiudo, non mi voglio dilungare troppo, la scelta di Montella che era andato via con quelle dichiarazioni, cioè, nel calcio, io conosco allenatori, nel calcio quello che si dice oggi, la litigata di oggi, se passa c'è un interesse via, comune, domani, dopo 5 minuti, è già finita. La domanda a porsi è questa. Che tipo di perché Montella è venuto qui? Esatto. Montella perché ha avuto assicurazioni. Montella è venuto qui perché quando ha provato a fare il passo successivo non è stato in grado di farlo, perché è stato esonerato al Milan, è stato esonerato al Siviglia, ha fatto Sampdoria. Quindi in questo momento la squadra migliore per lui fra quelle che probabilmente lo hanno contattato era la Fiorentina, quindi lui è tornato perché spera di rilanciarsi. Siccome nessuno, soprattutto gli allenatori, nessuno in generale, ma nel calcio soprattutto gli allenatori, vuole stare disoccupato, perché se tu non alleni per un anno, non alleni per due anni, finisci nel dimenticatoio. Quindi ci siamo presi a pesci in faccia, tra luce e vino, non succede niente. Si ricomincia da capo. Sì, però Michele, io credo che Montella non abbia detto di sì a prescindere. Cioè, abbia avuto delle assicurazioni. Certo. Un minimo di garanzia per il prossimo. Ma quelle, attenzione però, ma avrà avuto delle garanzie migliori a quelle che avrebbe potuto avere se fosse ancora un nome, o comunque fosse andato. Banalizzo quello che vuoi dire, per vedere se ho capito. Vieni, pigli quello che ti do e zitto. Vieni, pigli quello che ti do, che siano giovani, che siano vecchi, vecchi cavalli bolsi. Esatto, il tuo compito è prendere quello che ti do e farli rendere meglio. Tre fallimenti alle spalle, ha detto la piazza nel Firenze, venga a piedi. No, ma ho estremizzato il concetto. È quasi così comunque. Io non credo che sia così, Michele, perché un allenatore non può dire... Cioè, questa da rifondare quasi per 8 magari gli hanno promesso magari promesso, hanno promesso 7-8 acquisti che però bisogna più competitiva di chi arriva non credo gli abbiano promesso allora vieni perché lui non era nelle condizioni di chiamato da Diego dire sì vengo però voglio la squadra Champions. Gli avevano detto vieni, ti si compra anche palese la squadra come è costruita ora per il gioco di Montella, non c'entra nulla. Niente. Quindi gli avranno detto si rifonda, si cambia 7-8 giocatori, probabilmente Tizio, Hayes, Sempronio, sappiamo chi verranno scelti, però si fa un determinato tipo di progetto. Non poteva dire no, vengo no, solo ma per... figurati. Poi vi lancio una provocazione. Dopo. Prima sentiamo Pino. Sono due o tre cose. Allora, situazione Pioli. Secondo me Pioli ha da un suo punto di vista, gesto di dignità e ha voluto togliere alibi alla società fiorentina che in questo momento usava Pioli per colpe che non erano sue, in maniera particolare tutte. Perché già da un mese Pioli aveva dichiarato a suo tempo che lui sapeva già quello che aveva, quindi nella sua testa molto probabilmente c'era già questo. E nel contesto con tutti questi risultati negativi si è dato, ma sai che
vi mando tutti a quel paese, io me ne vado, rinuncio a 2 mesi di stipendio e sai che problema. E si rifà prima di essere mandato una certa, fra virgolette, verginità su questo aspetto. Quindi io sinceramente a Pioli non c'è da contestare. Pioli uomo. Secondo, situazione Montella. I discorsi di quello che è successo 2 o 3 anni fa è dimostrato che ormai non conta più niente. 5, 4, 5. Montella poteva avere l'interesse di venire a Firenze perché per lui è un modo di poter ricominciare. Perché parte finito il primo tempo Milan-Lazio 0-0. Parte da una situazione, diciamo, non positiva. E tantomeno i Della Valle, riprendendolo, hanno sfatato il mito del fatto che sono permalosi, che per il bene della Fiorentina riguardano anche, rivedono ciò che loro eventualmente hanno fatto e in questo momento hanno in qualche maniera, se non totalmente, chetato un pochino la piazza, perché mettendo che se invece di Montella fosse stato l'allenatore della Primavera, chi sia, quello che sarebbe molto sotto questo aspetto. Io invece per cui diciamo che sono 2 mezze debolezze, no, è un po' come ha fatto De Laurentiis quando Ancelotti, è andato via Sarri e prendendo Ancelotti. A fine campionato, Io ho 60 anni. E porti bene, vedo le, grazie. Anche tu, è un po' più vecchio. Tu hai 52 e sì, sono allora, di partite ne abbiamo viste, di allenatori li abbiamo visti. Io sono cattivo, abbiate pazienza. No, perché cattivo? Sta, fra virgolo, sportivamente parlando, io credo che Stefano Pioli aspettava una piccolissima cosa per levarsi da 3 passi, per non usare un termine. Va bene? Perché ragazzi, non è colpa sua, sembrava veramente, è colpa della società. Sembrava veramente che non ne potesse più. Ma questa sembrava un'allegra brigata, sembrava un campionato amatoriale, Enrico. Le ultime 2 o 3 mesi la Fiorentina non è mai esistita, Enrico. È mai esistita. Sì. Quindi le responsabilità se le deve prendere anche il signore che sta lì. Sì, nel box, quindi Enrico, dunque, poi Michele. Io parto il comunicato, giustamente come diceva Michele, era un po' all'acqua di rose, non intendeva accusare nessuno, non intendeva accusare, e allora giustamente Vittorio ha detto che Pioli ha preso la palla al balzo e se ne è andato. Mi chiedo perché società questo passo non l'ha fatto 4-5 mesi fa, quando la squadra non faceva altro che giocare male, che pareggiare per puro miracolo, quando si vedeva che l'andazzo non poteva che portare a questo stato di cose. Perché io credo, Enrico, che loro volessero. Anzi, ti dirò di più, sembra che 2 o 3 mesi fa sembrava Pioli dovesse essere confermato anche per la stagione, e l'abbiamo detto ripetute volte. Credo che loro volessero arrivare alla fine di questa stagione. Avessero già l'idea. Me dovevano arrivare. A conferma di quello che ha detto Michele, che io per scarsa memoria non avevo detto prima, e cioè che al vertice di Milano Pantaleo aveva detto arriviamo fino alla fine con l'allenatore della Primavera con un supporto, perché Eusebio Di Francesco era già stato contattato, perché questa è cronaca, era già stato contattato per l'anno prossimo. Allora voglio dire lancio un'altra provocazione, contestazione che viene fatta ai Della Valle è di non essere mai presenti a Firenze. Quanti anni sono Della Valle guidano la Fiorentina? Dal 2000? Di più allora, 2018 e qualche 2018, mese. Okay? Scordatevi che i Della Valle siano a Firenze, perché non ci sono stati mai. Ma è così di natura imprenditoriale. Non è che fa notizia che Andrea arriva improvvisamente il venerdì quando la Fiorentina deve giocare la domenica. Okay? O Diego che si presenta improvvisamente in tribuna d'onore. Non l'hanno mai fatto. È una gestione imprenditoriale che può piacere, non può piacere, ma in questo frangente non può contestare, secondo me, ai Della Valle, l'ho fatto prima in altre occasioni. Non si può contestare il fatto che praticamente abbiano martirizzato una persona attraverso un comunicato, ma io credo che lui lo sapeva già al termine della partita. Devo dire che i comunicati particolarmente sono sempre all'ordine del giorno quando finisce un rapporto tra questa proprietà e gli allenatori. È stato così con Prandelli, è stato così con Montella, è stato così con Paolo Sosa. Tutti comunicati alla fine
dove si tende, no Michele, sempre un po' le distanze. Certo, ma io guarda, mi riallaccio, volevo riallacciarmi proprio a quello che stavi dicendo tu ora, che diceva anche Vittorio. Cioè, Pioli non è riuscito a portare in fondo quella che è una caratteristica tipica del rapporto fra questa società e gli allenatori negli ultimi anni. Cioè l'allenatore nelle ultime stagioni a Firenze non solo deve accontentarsi della rosa che gli viene messa a disposizione e non deve fiatare, ma deve fungere anche il ruolo di parafulmine. Sì. Nel momento in cui l'allenatore fa capire che non vuole fare più il parafulmine e allora dice menzione della piazza Montella. È questa che Montella che voleva dire non la dimensione della piazza è minuscola, ma la società non investe per quindi non per chiedetemi la Champions perché la dimensione della piazza è la Europa League in giù. Oppure, per quello che vuole la società, disse Montella. Esatto, oppure faccio la frittata o le uova che ho, cioè ho chiesto ai giocatori, mi hanno preso Ben Aluan, quindi da me non è che non posso cavare il sangue dalle rape, già è disse tanto, Paolo Sosa. Disse Paolo Sosa, e Pioli ha colto la palla al balzo quando ha cominciato a capire che stava facendo il parafulmine, sì, e si è rotto le scatole. Vabbè, ma non di è fare... che dobbiamo martirizzarlo, cioè, ma io dico, do la mia interpretazione, non lo martirizzo, non lo santifico. Per quanto riguarda quello che ha detto Enrico, come mai è stato cacciato prima, secondo me, e qui ritorno a quello che secondo me è la parte più interessante di questo arrivo di Montella, secondo me è il fatto che la società, gli uomini della società di Della Valle stavano gestendo la situazione a Firenze, era stato stabilito di finire il campionato con Pioli, al momento in cui Pioli ha presentato a sorpresa le dimissioni era stato stabilito di mandare un sostituto, un traghettatore di Bigia, esatto, un allenatore ad interim, in e poi dopo di chiamare Francesco. Di Francesco, si è mosso, cosa che non faceva da un tempo, da lontano, Don Diego il padrone comanda, ha sempre ragione, e ha detto no, basta, si fa in un'altra maniera, si quindi fa come voglio io, ha detto, si ancora fa più, io. Esatto, ancora, legittimamente, ancora più interessante di come finirà la stagione, e cosa succederà dopo, gli uomini all'interno della società, perché Freitas, io non vedo, pare che Freitas si con le Freitas sotto. Già con le valigie in mano, e io non credo che Corvino rimarrà a lungo, a meno e mi stupirebbe da un certo punto di vista, da un altro meno, Corvino misteriosamente per il quieto vivere per posso, rimanere comunque dicesse, vabbè, Michele posso rispondere, rimango qui, accetto tutto, anche di venire scavalcato. C'è il crawl, come sì, si dice, sì, sì. Il baco, sì, come si dice nel gergo, il signor Simone, il quale dice che tutti i giornalisti sono sempre appecorati, sono aziendalisti. Non è vero questo, no, non è così. Cioè io personalmente quante volte ho detto all'infinito che secondo me Della Valle avevano sbagliato all'inizio dell'anno a dire che questa squadra era da settimo ottavo posto, perché certe cose non si devono dire secondo me, ma in questo frangente non è comprensibile una protesta di questa portata, Giorgio, perché finisce per pagare la squadra, ma sì, che deve essere quella che non deve mai pagarla, ma è una situazione paradossale nella al nuovo allenatore c'è una curva vuota, stanno lì fuori, ma che fanno? Io un'ora fuori. Io poi, non so come pensare. Poi questi domani. Striscioni anche in senso di Firenze, non Firenze, sì, la firma, non c'erano, c'erano anche delle offese pesanti. Pesanti, allora che succede? Si arrabbiano e domani e lunedì mattina dicono stavolta vi consegniamo la società al sindaco. Ciao. Che si fa? Vediamo. Sentiamo intanto. Si fa un altro sciopero? Non lo so, io voglio sapere. Sentiamo intanto da casa cosa dicono, Greta, prego. Da casa tanti messaggi con pareri un po' diversi riguardo agli allenatori. Ma è ovvio. Pioli a vita, mentre per quanto riguarda Montella, allenatore giusto, soprattutto nel momento giusto per rifare il mercato. Ha pienamente ragione il signor Betti, penso a cambiare allenatore adesso. Mentre per quanto riguarda il tifo, la curva Fiesole è la rovina della Fiorentina. Non mi rappresentano Claudio. In più una domanda per voi dello studio, siete pro o contro Della Valle? Ma è una domanda pertinente, perché ma non è un referendum. Non facciamo mica i partiti, non facciamo mica. Sarebbe interessante, per esempio, domandare, ne parlavo con Michele. Chiaramente Montella per venuta avrà avuto qualche garanzia. O perlomeno gliel'avranno dato. Possiamo aspettare solo il mercato. La situazione di Chiesa, per esempio.
possiamo, ribadisco, possiamo aspettare solo il mercato? Sicuramente siete tutti uomini di sport e quindi conoscete i meccanismi. Quando uno firma un contratto dice sì, però ma, che cosa ma, ha intenzione di fare con Tizio, Caio e Sempronio? Più o meno potrebbero andare a fare. Bene, se restano ce ne mettiamo uno, due o tre, meglio non ci mettiamo nessuno, nessuno. Se vanno di buoni, quanti ne prendiamo? 12, sì, allora firmo. No, quanti ne prendiamo? 6, non firmo. Oppure firmo lo stesso, ma comunque poi vedremo come venire a capo dello zoomer. Anche, anche perché rientra in una trattativa normale. No, anche perché magari per i telespettatori più avvezzi lo sanno di già, però insomma, magari per gli altri, l'allenatore, quando qualsiasi tipo di allenatore, anche nelle grandi squadre, si presenta solitamente magari dicendo dei ruoli, chi vorrebbe in quel ruolo lì, che giocatore fa una lista di qualche nome, ma non è che la società sempre compri il primo, compra quello e li riesce a comprare, e qui magari compra il terzo, il quinto, e a volte non comprano nemmeno uno di quella lì. Credo, e questo non è nemmeno giusto criticare, come ho sentito, la curva Fiesole, perché ora poi sul fatto che tra è cambiata un po', dobbiamo recuperare quel poco tempo che abbiamo fatto pubblicità di prima. Ti dico questo, grazie. Secondo me non, cioè, non cambierà la strategia dei Della Valle, nella maniera più assoluta. Se c'è un autofinanziamento devi vendere per acquistare altri, quindi qualcosa succederà a giugno, questo è ovvio. Non mi pare che ci possa esserci una rivoluzione, a meno che i Della Valle, molti tifosi della Fiorentina hanno un po' la memoria corta, perché forse in molti non si sarebbero aspettati che Gomez, proprio Della Valle in persona, tirasse fuori 25 a quei tempi? Per Gomez? Sì. 33. 33 milioni di euro per Mario Gomez. C'erano 30.000 persone allo stadio 30 più quando arrivò di Mario 14. Gomez. Quindi l'impegno c'è stato. E quell'anno è quello famoso che fa da spartiacque, perché se non si fosse fatto male, probabilmente la storia della Fiorentina è stato del rapporto Della Valle-Firenze era tutto diverso. È stato quell'errore che ha convinto poi Della Valle a tirare un po'. Fermi tutti che c'è la pubblicità, fermi, zitti, vai Massimo, vai. Sì, no, non lo potrei. Lasciali parlare. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Hai bisogno di assistenza per il tuo 730? Rivolgiti a 50 più CAF per la tua dichiarazione dei redditi. Penseremo noi a certificare la correttezza dei dati inseriti, apponendo il visto di conformità che ti permetterà di beneficiare di tutte le detrazioni e deduzioni fiscali che ti spettano, sollevandoti da ogni responsabilità. 50 più CAF è presente su tutto il territorio nazionale e anche nella tua città. SINLAB è una realtà sanitaria leader a livello locale, nazionale ed internazionale. Ti aspettiamo nei nostri 70 centri. Il Consorzio Il Borro opera dal 1993 nei territori di Firenze e Prato. Con l'assistenza domiciliare anziani, il Consorzio Il Borro offre supporto alle famiglie e alle persone che necessitano di cure all'interno delle proprie case, per ridurre gli stati di malessere cronico, migliorare l'autonomia personale e di vita quotidiana, favorire e migliorare le relazioni sociali. La vecchiaia è il nostro futuro. Trattarla con rispetto e riflettere su come renderla una fase di vita dignitosa è un bene per tutti. L'assistenza domiciliare anziani. Borro.it.
Piero, stamani mi sono svegliato con una voglia di fritto pazzesca. Pensa che ieri sera ero da baffo matto e ho mangiato un mare fritto che era uno spettacolo. Che è codesto mare fritto? Una roba dalle baffi, devi provarlo. Un tripudio di pesce fritto. E mia moglie ha preso un antipasto di mare eccezionale e una pizza come non si trovano in giro. Allora stasera ci porto anche la mia gentile metà. Meglio prenotare. Alla grande, grazie della dritta. Baffo Matto, al Rogiolo, via Cristoforo Colombo numero 26, Quercianella. Il Motor Show, lo spettacolo acrobaticante, arriva a Prato dal 5 al 15 aprile presso i parcheggi. Per tutti gli appassionati, emozionanti esibizioni motoristiche con statman professionisti, specializzati in track estremi e piloti acrobatici. Al Motor Show potrai salire in macchina con statman per vivere direttamente il brivido della velocità e dei motori. Data Medica Montecatini, dal 1975, accreditato e convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale, prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Risonanza magnetica GE 1,5T, ultima generazione per lo studio di tutti i distretti del corpo umano. Mammografia digitale GE per lo studio della mammella. Radiologia tradizionale Siemens telecomandato. TC tomografica computerizzata Toshiba Aquilon 64 Slices per lo studio di tutto il corpo umano. Data Medica Montecatini. Noi di Mucchi siamo così. Siamo toscani. Mangiare bene ci sta a cuore. E anche le nostre mucche. Abbiamo a cuore la qualità. Non siamo maniacali, Facciamo solo 500.000 l'anno! E abbiamo a cuore l'ambiente. Sì, a confezioni prevalentemente da fonti rinnovabili e naturali. Mucchi. Abbiamo a cuore. A fare così... Assolutamente no, momento in diretta, intervallo che si sta concludendo tra Milan e Lazio, siamo sempre sullo 0-0, per il momento il Milan resta quinto con questo pareggio, Pino. Sì. A stasera, perché e da domani... I sono le 35, a stasera sì. Incomincia il secondo tempo, Milan quinto. Alla fine della giornata non lo so. Milan quinto, non è che ti giocano quell'altro e ti danno dei punti, se non vinci stasera con la Lazio, no, avendo già giocato la Roma, resti quinto. Voglio dire, magari domani gioca l'Atalanta, vinci. E diventi sesto. Appunto. Vabbè, però a stasera sei quinto. Quello che volevo dire. Il resto se non vinci mai è... Per forza, è un po' come la Fiorentina con la storia di Parigi. Ma dicono gli egiziani. Falla meno. Il destino. Avevi toccato, Vittorio, sì, io ho capito dove l'argomento... Arrivare. Rivendicazione di fiorentinità, le firme, i sciccioni, la rappresentatività. Sì. Tra l'altro c'è anche da c'è ricordato da una mail che ha selezionato, da un messaggio che ha selezionato Greta a proposito delle dichiarazioni di oggi di Mihajlovic, che ricorda con non tanta gioia il tifo viola. Parte del tifo viola quando gli gridava serbo di M, per cui arriverà domani in un certo. No, vero Greta, è un coso, sì, è arrivato... l'ho letto una roba simile, no? Sì, c'è scritto proprio questo, ecco. Che hai detto sì. Tu... che non si, questo tifoso non era d'accordo con il tifo viola perché avevano offeso pesantemente con queste parole Mihajlovic. Bene, ma io vorrei capire da Vittorio, da Enrico, da Michele, da Pino, innanzitutto chi è che fa Correa? Se si è fatto sì, male un anche contrasto Correa. Con Bakayoko. Brutto colpo. Se si è fatto male anche Correa, la Lazio perde tantissimo. Vabbè, vedremo che cosa succede. Ma c'è questa... Perché questa... Cioè, è sterile, fine a se stessa, la richiesta di non identificazione con Firenze che parte della tifoseria fa, cioè quella che ha chiesto di cancellare Firenze dalle elezioni, è sterile... O è profonda, cioè c'è davvero una così connotazione locale di città per cui sì. Non è mai possibile avere unità. Io rispetto molto questa tradizione, perché Firenze ha una tradizione millenaria. E voi mi direte, che banalità ha detto, no. Ma è così. E devo dire che anche nello sport, che è una formula di aggregazione talmente importante, lo è stata ora un po' meno perché con tutti i vari
canali e possibilità di seguire le partite in maniera diversa, gli stati che vanno a pezzi, è cambiato tutto. Però io credo a questa tradizione e la rispetto. E la rispetto. Quindi? Quindi dico che... È corretto non firmarsi o è corretto firmarsi? Ma se la Valle, l'oggetto dello striscione era Valle, vattene, la firma Firenze. Firma Firenze cancella. Non mi rappresenti chi ha chiesto la cancellazione, mi rappresenti chi ha firmato per Firenze. Secondo me va firmato, cioè Firenze... Ognuno faccia il suo. Ognuno deve, può fare quello che vuole. Ma non può firmarsi Firenze, si deve firmare Antonio, Francesco, il club di cui fa parte. Io credo che il tifoso si riconosca anche nella città, la tradizione è quella, laddove c'è un solo club, in questo caso la Fiorentina, nel capoluogo toscano. Cioè a Roma sarebbe stato un po' difficile, come la firmi sto sogno? Lo firmi con l'Aquila o con l'Aquila e con la Lupa? Insieme, non è male, eh? Potrebbe essere, e Lupa insieme. A cioè, Lupa. Però io credo che quando uno dice... O una Lupala. Io credo quando uno scrive Firenze perché si identifica in questa realtà. Però ci sono quelli che non conoscono della Valle che dicono perché io devo essere messo assieme a te. Lo so, ma nella vita è sempre così, certo. C'è sempre i pro e allora Firenze è Guelfi e Ghibellini, Bianchi e... La scelta può essere firmarsi con i gruppi, per esempio, del tifo organizzato, può essere così. Ma c'è spaccatura all'interno del tifo, Enrico? No, che vivi no, una grossa spaccatura tra i tifosi non c'è, perché se un gruppo ha deciso di fare il famoso sciopero di 45 minuti... La Fiesole, col presidente Crepucci, mi sembra. Lucio, no? È il presidente dell'associazione Viola Club. Sì. Insomma, comunque la Fiesole hanno lasciato. No, gli hanno lasciato lì la scelta di farlo. Però l'idea farlo della Fiesole 1296 è quella di non entrare. Ci sono. Vogliono entrare, potranno entrare. Ecco. Sarà curioso vedere domani, all'esito finale, quanti davvero stanno fuori, perché poi ci sta. Che la voglia di un certo tipo di tifoso di vedere la Fiorentina nuova di Montella, di vedere che questa è una partita importante, di riassaporare la gioia della vittoria, possa dire, sai cosa c'è? Io entro e tutto il resto ciccia. Per cui ci sta che quello che doveva essere un tifo assente sia un tifo presente uguale. Ma alla fine da lì poi bisognerebbe tirare anche lì delle conclusioni sui rapporti di forza, se mi passate il termine, all'interno della tifoseria. Sì, anche quella sarebbe una cosa interessante da indagare, magari un indizio si potrà avere anche domani e sicuramente nelle prossime settimane. Il faro, la luce guida sono sempre i risultati. Se ora Montella arriva e porta la squadra in fine e vince le ultime partite, la maggior parte, allora continuo a insistere che non c'erano secondo me le condizioni di innescare questa protesta, secondo me, ma è una posizione questa che trova molti, molti adepti, Vittorio, perché voglio ricordarti che allo stadio è un momento di stagione particolare, ci sono anche parecchie persone che quando alzano dei cori si sono alzati, fischiano contro i Della Valle, questi cori, cioè hanno corretto, contestano i contestatori, si capito, dimostrazione che non tutti la pensano allo stesso modo, ma non mi pare, continua il disco è quello che questa protesta si poteva fare in un'altra occasione, anch'io sono abbastanza d'accordo, perché ripeto, è interessante vedere, e qui adesso sposto il piano su Enrico, che è dei quattro forse quello più velenoso. Ieri ho usato questo termine per identificare la genia dei calciatori. La genia dei calciatori è particolarmente strana. Io sono curioso di vedere la reazione della squadra della Fiorentina, perché comunque sia squadre Pioli sono sempre stati un tutt'uno. Allora, non posso dimenticare le emozioni degli affetti, le emozioni dei momenti, le pubbliche dichiarazioni di De Amicisiano Stampo. Ora sento già il capitano dire ringrazio perché ci ha reso migliori, però Montella è un bel allenatore, lo seguiremo. E che caspita, va bene cambiare idea. È morto il re. Solo i cretini non cambiano mai idea, ma per la miseria.
pomeriggio, un po' di coerenza. È morto Ostrega. Il re, mi va a reggere. Ma Ostrega, e allora non credo più niente. Allora devo la storia, no, riavvolgendo allora... il nastro, e non credo più a quello che è stato detto prima. Allora bisogna anche tornare al famoso impegno della squadra, quando, allora si parlava di partita decisiva per salvare Pioli. Quando si e allora ha ragione Pioli quando Pioli, nell'ultima partita, ha detto si è sentito tradito. Beh, magari tradito no, perché tradire vuol dire pensare di fregare qualcuno, però sicuramente qualche cosa in meno ha avuto. Beh, allora pensiamoci, ecco. Io credo che il giocatore sia il primo che la sera la pensa in un modo, la mattina si alza pensando Bosco, in un altro modo. Hai ragione Bosco, testa di calciatore buono. Ma sicuramente, guarda, ma si vede, ma tanti allenatori esonerati, e perché la squadra esonerata? Ma certo, non era, queste sono dichiarazioni di circostanze, che doveva dire? Doveva dire, ora non c'è più Pioli, noi lavoreremo a fianco. Ma Giorgio, che domani è la partita che può decidere molto. Gli unici con il sederino domani sono, perché non è facile, non è semplice affrontare il Bologna di questo, anche no, perché il Bologna c'ha Bologna deve... è una squadra poverina, sì, ma si deve salvare, no? Si deve salvare, quindi parliamo del Frosinone, allora, cioè, voglio dire, no, ma voglio dire, no, Vittorio, se domani Montella non vince la partita giocando anche bene, che succede? Domani credo che succede. Domani quello che succede in campo non conta, hai più, non conta. Perché tanto la contestazione è solo nei confronti dei Della Valle. Michi, c'è poco da dire, due cose su queste ultime questioni che sono state sollevate. Per quanto riguarda i giocatori, è normale, cioè, è anche a scuola quando cambi il maestro, oppure al giornale quando cambia il direttore, c'è dispiacere, cioè, ma se quello che arriva sa prendere il gruppo, il giorno dopo di quello che c'era prima già indicato. Quindi secondo me è una cosa, calcio ancora di più, è una cosa normalissima. Per quanto riguarda il Bologna domani, io non la vedo facile, perché il Bologna è agguerrito, come ha detto Enrico, per la salvezza. Con Mihajlovic ha fatto molti punti, molti più di quanto c'era Inzaghi, il che non era difficile. Soprattutto rispetto al Frosinone, il Bologna c'ha Soriano e Sansone, che per loro sono come avere Ronaldo e Messi, perché rispetto alla rosa che ci avevano prima, aver messo questi buoni giocatori, non eccezionali, in quella rosa lì è come avere Ronaldo e Messi in una grande squadra, che cambiava così e così la squadra. Greta, prego. Buonasera, una domanda per voi. Se domani la Fiorentina vince, vuol dire che i giocatori non volevano Pioli. Siete d'accordo? Ma no. È un po' un'estremizzazione di concetti. Diciamo che la squadra si era adagiata su un certo tran, a volte si cambia l'allenatore anche per quello. Che era oggetto, credo, del richiamo del Consiglio. Era oggetto di un richiamo civilissimo e normalissimo da parte della società che paga gli stipendi regolarmente, credo, una delle poche società. Ecco, e non è tanto scontato, e che ha detto con educazione, perché io l'ho letto due volte il comunicato, e in sintesi... Io ho solo perplessità, Michele, sul primo comunicato, quello di domenica. Perché aspettare così tanto? Cioè, partita finita alle 2:30, perché uscire alle 7:30 con questo tipo di comunicato? Perché probabilmente, azzardo io, veramente, delle due anime che ci sono nella società, hanno impiegato un po' di tempo a sentirsi. A decidere chi doveva comandare delle due. È perfetto. Scelgo io, punto. È così. Risultato finale di Fiorentina di domani, poi ci spostiamo su altri argomenti. X viene giù lo stadio. Vittorio? No. Vince la Fiorentina. Sì. No? X è quello che farebbe meno male... alla Fiorentina. Farebbe malissimo, però. Alla Fiorentina, Michi? Perché il Bologna comunque sta lottando per non retrocedere, quindi non è che si può concedere tanta perdita di punti. Per cui, cioè, tu dici la Fiorentina domani risultati, vittoria, pareggio? Io ci vedo un pareggio. Secondo me un pareggio fa comodo a tutte e due, anche al Bologna. Non fa comodo all'ambiente, la corte. Sarebbe il numero 17? 16. No, 16 era già avvenuto. No, era 15 col Frosinone aperto, quindi sarebbe il 16. 4, 5, 6, 7. Ma io
credo comunque, Giorgio. Quindi vero, il risultato passerà in subordine. Sarebbe il sedicesimo. Io credo che un pareggio comunque, la tifoseria comunque mi ha detto vittoria già con testa a prescindere. Quindi il pareggio nessuno accuserà Montella perché c'è sempre accusa illecita, è arrivato ora. Mihajlovic, bellicoso quanto volete, ma secondo me avrebbe già firmato con tutte le mani. Ci sono i cosiddetti pareggi scialbi, ci sono i pareggi. Ecco, se dovesse essere pareggio, propendo per lo scialbo. Credo tecnicamente qualcosa lui ci metterà di suo, Montella. Intanto, secondo me, giocherà con due punte. Viva Dio, finalmente, cioè Simeone e Muriel. Perché sei sempre domandato perché non si può, perché non possono giocare assieme. Un protocollo di un'azienda sanitaria impedire agli allenatori di giocare con due attaccanti, perché giocano quasi tutti con una comunque punta volevo sola. Quindi io credo che giocherà con Simeone e Muriel, e non, guarda, non escludo che possa passare a un 4-4-2 in questa ottica qui, che poi è quasi un tridente perché Chiesa gioca una quindicina di metri più avanti, però un 3-5-2 dici te? Sì, con gli esterni, ma Chiesa, poi sono tre punte, che poi arriva anche Chiesa. Comunque, Chiesa, una statistica interessante che ho scritto anche domani sul mio blog. Lagabbiaenrico.com. Esatto, è che la Fiorentina con Muriel, da quando è arrivato Muriel, segna di più. Segna di più, fin qui non, insomma era logico. Subisce però ancora di più e fa meno punti di quella senza Muriel. Anche se però Muriel ultimamente ha segnato poco. No, però per dire, comunque... Questo per rispondere... Fa spazi. Dobbiamo considerare nelle reti prese che Pezzella è mancato per tanto tempo. Una statistica interessante. Tutta la difesa. Appunto, a una partita mancavano Pezzella, tutti. Ha giocato Lasco, come si chiamava lì? Il pezzo dell'Ispettore. Per quanto riguarda però la difesa, siccome io quest'anno qualche errorino ho visto fare anche a Pezzella, siccome c'è stato gol, un periodo il gol di Ciofani domenica è tutto suo, c'è stato un periodo del campionato in cui la Fiorentina aveva una difesa che era fra le migliori, le meno battute, io credo che quella sia stata l'over performance, come si dice, cioè che stessero giocando al di sopra del loro reale valore. Categori, come dicono i francesi per le sagre del tour. Si è visto che, insomma, nell'uno contro uno, perché ogni volta, Pezzella non Pezzella, che la palla arriva in area, nell'uno contro uno, pericolo. Suonano pericolo. Le sirene dell'antiaerea. Pezzella è un buon giocatore, ma non no, è... No, per carità. Per carità. Però, dico, non è che... volevo... dire a Angelo Pollina che nella partita di Roma Udinese di oggi, che è stato uno strazio, ma un giocatore Costas Manolas, bravo, hai già capito, già che glielo avresti ricordato. L'unico giocatore vero che una diga Roma oggi. Una diga di Assuan, sembrava intanto con quell'acqua che c'era a Cagliari. Invece la Fiorentina ha fatto la domanda all'allenatore che era il problema era stato il vento, ti ricordi? Quindi, certo. Quindi il meteo, vedi, incide, no? Incide sempre. Però se posso, prego. E poi sto zitto, giuro. Sei lì apposta. C'è un telespettatore che diceva magari se i Della Valle consegnassero al sindaco lunedì la squadra, magari. Ecco, vorrei sapere poi il dopo, cioè cosa succede dopo? Contesta il sindaco. Perché non fa gli acquisti. Quale prende questa società? Perché non fa se va bene così? Io sembra farci questo. Pino, mi dici qualcosa di Milan-Lazio? Ti dico che è una partita ma il Milan è rientrato ritmi nel più tempo. Bassi rispetto al primo ma tempo. Ma il Milan è rientrato nel secondo tempo? Sì, è rientrato, non l'ho mai visto superare. No, è una partita diversa. Cioè, tutte e due le squadre comunque hanno abbassato i ritmi. Dicevo, Giorgio. E quindi io temo che chi fa go sarà poi difficile farselo rifare. Più il tempo passa, più la partita si attenua. Il primo tempo se la giocavano e sì, io primo tempo, detto, ognuna 35, delle due squadre poteva segnare. Chiaro che Greta ha la totale autonomia e competenza per far passare tutte le informazioni, per selezionare le notizie, ha anche l'incarico di selezionare notizie che alimenti la discussione. Voi ve ne siete persa una notizia che però necessita di un approfondimento. Dopo la finale di ieri a Torino, alcuni tifosi granata
hanno detto ancora un favore alla Fiorentina. Da quando è morto Astori, la Fiorentina viene aiutata dagli arbitri. Questo, guardate, sì, alcuni tifosi, questa l'hai presa da? Da Fiorentina.it, Fiorentina News. Fiorentina anche News, ieri un regalo alla Fiorentina, da quando è morto la squadra viola, aiutata dagli arbitri. Il commento della redazione c'è, vediamo. No, fa, secondo quanto si sostiene in questo posto, la morte del capitano, la Fiorentina sarebbe favorita dagli arbitraggi. Il tutto dopo una doppia finale che la fonte è, perdonami, Torino-Granata, trattino basso, official. No, no, Fiorentina News va bene, ma chi ha riportato questa dichiarazione? Resta su, resta su, resta su. Resta su, fermati lì. È un sito casinato questo, perché c'ha tante cose, va bene. Comunque è, ok, uscia, grazie Massimo. Comunque è una fonte, Granata ripresa da Fiorentina News. Ma Fiorentina non c'era un gemellaggio tra Torino e Fiorentina. Ma tu, Enrico, ti dimentichi sempre che il risultato non è importante, no, mai importa tutto. Quello è che quando perdi, se anche perdi con tuo fratello, ti incazzi uguale. Ma allora dobbiamo tenere fede a quella statistica. Brutta questa dichiarazione di turinisti. Che leggeva Pino. Non sembra che sia così. Perché la Fiorentina mi sembra che sia in deficit. La Fiorentina... Lavori arbitrati. Fiorentina sarebbe a più 3. Dove sei? Più 3. Torino meno 8. Meno 8? Meno 8, sì. Quindi nei confronti del Torino tutte le altre squadre. Esatto. Credo che sia l'ultimo. Aiutate, no? Sì. Aiutate. Sì. Voglio dire. No, è bruttissima. Adesso, sì. Al di là delle analisi numeriche, no, dai, non fare riferimento a un lutto che è stato vissuto da tutti, per usarlo come... dare una datazione di favori mi sembra... non me l'aspettavo, però vedi, anche qui, forse, analizzando questo tipo di discorso, si fa lo stesso errore che si fa parlando della tifoseria della Fiorentina che contesta della Valle. Non è tutta la tifoseria, esatto. È parte della tifoseria. È per questo che cercavo la fonte Granata di questa dichiarazione. Non è sicuramente un sito ufficiale. No, io seguo qualche sito, certo, ben seguito, tipo Toro News, insomma, del Torino, e non c'era niente apparso, nulla ecco, di tutto ciò. Questo deve essere qualche piffero cinese che ha pensato bene di sfogare i classici conigli da tastiera, no? Quelli che, esatto, non hanno il coraggio di dire le cose sul muso e le dicono nascondendosi dietro la scrittura. Però, giustamente, i colleghi di Fiorentina News l'hanno ripresa, correttamente Greta, che sa che cosa serve ad alimentare la discussione di questa trasmissione, l'ha riportata. Credo che altrettanto correttamente noi l'abbiamo commentata, accartocciata, messa e buttata in un angolo, perché è una dichiarazione di una ignoranza, ma non nel senso di conoscenza, proprio di ignoranza, nel senso di mancanza di educazione, veramente notevole e brutta, perché questo signore, questi signori, saranno sicuramente quelli che per primi chiedono onore e rispetto per Superga. Allora, come chiedono, e giustamente deve essere dato onore e rispetto per Superga, altrettanto giustamente bisogna pretendere rispetto per il lutto di Davide Astori. Punto, fine, sì. Perché sennò poi finiamo per essere estremamente retorici. E quindi la chiudiamo lì, comunque ha fatto molto Greta a sottolinearli. Caro Pino, ti do una brutta notizia. Si è fatto male Alessio Romagnoli e la sua permanenza in campo in questa partita è a rischio. Ma non solo, è a rischio anche per la prosecuzione. Brutta roba, un infortunio muscolare. Change, così come avevo visto prima anche Calabria. Veramente una roba... Effettivamente non è che... State andando via a fette. Sia molto fortunato, con... Allora entra l'Axalt. Ma non credo. No, non penso. Sì, ma non credo per Romagnoli. No, al posto di Calabria. Al posto di Calabria. E ora poi vedremo chi entra per Romagnoli. Romagnoli ci sarà... spiegami... Tu che sei più di noi, molto più addentro, entra Zapata per Romagnoli. No, sono più tranquillo. Così vince la Lazio. O Zapata o Abate, non c'è mica altro. Quanto si vedeva Zapata? Credo. Michele, Zapata, mi spieghi che cosa può succedere alle squadre come la Roma, come la Juventus, questa caterva di infortuni muscolari? Sentivo oggi, quest'anno la Roma ha avuto 61 finora infortuni muscolari. Sì, fra recidive, recupero, tutto. Numeri esagerati. Allora, problema dei preparatori, problema che si gioca troppo, ci si allena poco.
È un argomento che è discusso da decenni, perché negli ultimi 10 anni appunto ci sono state stagioni dove praticamente tutte le grandi squadre hanno avuto caterve, come hai detto tu giustamente, di infortuni. Addirittura la Roma quest'anno aveva cambiato i due preparatori americani, Lip e Newman, e aveva preso quelli dello, si era affidata completamente a quelli dello staff di Di Francesco, perché si era accusato i due preparatori americani di aver creato troppi infortuni nel fa. E quest'anno hanno avuto anche loro una 60ina di infortuni, tant'è vero che Pallotta ha richiamato uno dei due ora che è arrivato Ranieri. Se si guarda le squadre, per esempio, del campionato inglese, dove si gioca a un ritmo più elevato e ci sono più partite, gli infortuni però sono di meno. Io credo che, non sono un esperto di preparazione, però da quello che ho letto, da quello che ho sentito, credo che in Italia, secondo me, i giocatori, a volte si dice si fanno pochi allenamenti, secondo me i giocatori si allenano troppo e male. Perché anche la mania tutta italiana, ora dirò un'eresia, magari il preparatore si dice, di fare il doppio allenamento durante la settimana, secondo me non è una cosa tanto intelligente. Per di più ci sono altri due fattori che non vengono presi in considerazione. Il lavoro che viene fatto sulla forza dai giocatori spesso è fatto male, perché non vengono fatti gli esercizi con la metodica, ora senza entrare nel tecnico, con la metodica e con le tipologie di allenamento che devono essere fatti. In più bisogna anche vedere il tipo di vita che il singolo giocatore fa. Bene. Perché un giocatore come Zanetti, arrivato anche fino a 40 anni, perché mangiava bene, l'alimentazione pura, e allenava, andava a letto. Come Gattuso, che ha sempre detto, esatto, io potevo solo fare affidamento i miei muscoli e non su dei piedi, per cui ho sempre detto a mia moglie Monica, atto gambe sotto il tavolo alle 9:30. Ma il corpo dell'atleta non è solamente il suo strumento di lavoro, sì, insieme ai piedi. Anche però io non trascurerei il fatto che si giochi veramente tanto, perché nazionale, Coppa anche Europea, in Inghilterra, Coppa però, Italia, anche, anche negli altri paesi. Ma vedi, gli altri paesi, parliamo di Inghilterra. L'Inghilterra erano abituati da una vita a questo tipo di Spagna uguale. Spagna ce n'hanno di infortunati, ovvio. Real Madrid quest'anno praticamente ha giocato con mezza squadra. Benissimo, però la domanda che faccio a Michele Tossani e mi rispondi dopo la pubblicità è questa: ma se ce ne rendiamo conto noi, tu nella fattispecie, perché è impossibile che se ne rendano conto preparatori e dirigenti responsabili? Dopo la pubblicità la risposta, grazie. Ah, gioca con la difesa a 3 ore. Io no. L'energia è un viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia, ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra. Energia al futuro. Ambulatori della Misericordia è il vostro centro di riferimento per visite mediche e certificazioni sportive. Grazie alla professionalità del nostro team di medici, offriamo un check-up completo rispettando i più elevati standard di qualità. Vieni a scoprire le agevolazioni che abbiamo riservato alla tua società sportiva presso la Campi Bisenzio in via Montalvo 8 e nel nostro poliambulatorio presente a Parco Prato. Per le tue spese, anche impreviste, hai la soluzione in tasca. Ricariconto di UbiBanca. Il primo servizio per ricaricare il saldo, rateizzando una o più spese del conto. Così puoi sostituire il frigo, senza scongelare i tuoi risparmi. E iscrivere tuo figlio all'università, pagando a piccoli passi. Attiva Ricariconto nella tua filiale senza costi e dai, quando vuoi, la giusta carica al tuo conto. UbiBanca. Fare banca per bene. Il Consorzio Il Borro opera dal 1999 nei territori di Firenze e Prato. Con l'assistenza domiciliare anziani, il Consorzio Il Borro offre supporto alle famiglie e alle persone che necessitano di cure all'interno delle proprie case, per ridurre gli stati di malessere cronico, migliorare l'autonomia personale e di vita quotidiana, favorire e migliorare le relazioni sociali. La vecchiaia è il nostro futuro. Trattarla con rispetto.
riflettere su come renderla una fase di vita dignitosa è un bene per tutti. L'assistenza domiciliare anziani. Borro.it. Buongiorno. Gianni Giannini, è venuto a farci ridere? No, sono venuto a iscrivermi a CNA Pensionati con tutti i vantaggi che offre. Sì, me l'hanno consigliato gli amici miei, soprattutto Grondai, nipote di Dolcione, che ha sposato Lucina Birindelli e sta dopo il croce del passaggio a livello come fosse Antani. Ha capito? No, è meglio se venite ad informarvi presso uno dei nostri uffici CNA. Data Medica Montecatini. Dal 1975 accreditato e convenzionato col Servizio Sanitario Nazionale. Prestazioni specialistiche convenzionate di laboratorio. Cardiologia, ecografia, radiologia, MOC, risonanza magnetica. Ambulatori specialistici convenzionati e privati. Centro di consulenza per procreazione assistita di primo livello. La struttura è dotata di un ampio parcheggio gratuito per i pazienti ed è situata in un appartenuto alle terme di Montecatini. Data Medica Montecatini. Disponibilità e professionalità al servizio dei pazienti. Mare pronto, più fresco del con un'attenta selezione dei prodotti con il metodo pesce surgelato a bordo della nave. Da noi trovi anche primi piatti artigianali e pizze stese a mano surgelate. E ogni settimana 3 o 4 prodotti in offerta per voi. Il mondo del surgelato di Mare Pronto lo trovi a Firenze, in Viale Eleonora Duse 15C. Seguici anche su Facebook. Porcellotti Abbigliamento, Terra Nuova Bracciolini, Bibbiena e Arezzo. Eccoci qua, 15 alla fine, più recupero per quello che riguarda Milan-Lazio, tutti fermi sullo 0-0, un secondo tempo veramente, diciamo, brutto, per non dire peggio. Posso Michele, dire una cosa, no? Giorgio, proprio di 10 poi deve, secondi? Poi deve rispondere Michele, alla domanda poi pubblicità. Siamo al gran finale di Milano. Ecco, mi confermano, mi dicono da casa che sui social c'è una percentuale che dà ragione a questa politica, cioè al fatto che la protesta di domani non è corretta. Sì. Ah, non cioè, è corretta. Non è corretta. Quindi, diciamo, ci danno un po' ragione in questo senso qui, se può servire a qualcosa. Quantomeno sottolinea ancora una volta che non c'è uniformità. Ma sì, non c'è uniformità, ma per carità, ma quello è corretto, fa parte della democrazia, anche se io dico che nel calcio la democrazia non deve esistere perché chi paga gli stipendi ha sempre ragione. La fotografia oggetto della discussione, ecco, cioè, partita con la firma di Firenze, poi improvvisamente Firenze cancellata. C'era un telespettatore che ha scritto, Giorgio, dice non devono scrivere Firenze perché la Fiorentina di tutta la Toscana. Ma quasi rigore? Tutti i nostri telespettatori non sono rigore per il Milan? Sì. Oh, rigore per il Milan, attenzione. Sembrerebbe di sì. Rigore per il Milan, vediamo se è vero. C'è un fallo di mano in area chiesto dal VAR, non può essere rigore. Non però, può essere braccio, se non è stato dato il rigore con la Juventus, il fallo di Alessandro è uguale se non se lo poteva tagliare il braccio, è vero, ma è il vero. Fallo di Alessandro è uguale a questo, se non era rigore allora non è rigore ora. Guarda Galliani come esulta, guarda Alessandro che c'aveva il braccio un pochino, guarda, l'ha attaccato. Cosa può fare quel giocatore lì? Può essere rigore, non è rigore assolutamente, questo non va. Cioè, lo vedere. E qui fermo. Scommetti che glielo dà? Che deve fare? Scommetti che glielo dà? Scommetti? Scusa Greta, ti abbiamo interrotto intanto mentre Rocchi guarda, dici cosa sta cosa più che lì dicendo. Non se lo può spostare. VAR dice che non è rigore. Non è rigore. Bravo, meno male. No, dai, non è rigore. Indipendentemente da tutto. Non dicevo, è rigore. Rocchi ci ha messo 3 secondi, ha guardato, ha detto no, andate a scopare il mare, via, andare. Vai Greta, riguarda il discorso di sì.
di Vittorio. I nostri Angolo, telespettatori, dai, non sono d'accordo con la contestazione, con la scritta della firma di Firenze. Sicché molti speriamo, cioè tanti ci scrivono, speriamo che Della Valle non cambino, che rimangano a Firenze. Per cui non sono d'accordo con la contestazione, no, e al tempo stesso si augurano che non cambi, che questa contestazione non porti l'attuale proprietà a cambiare idea, perché come diceva tutto il nostro studio, via questi chi arriva, ci sono la preoccupazione. Questo potrebbe questo essere rigore, questo potrebbe questo essere rigore, e questo è rigore per il Milan, sacrosanto, senza questo che nessuno contesti, perché è stato abbattuto come una sequoia. Che Borini? Sembra. A me pare Musacchio. Sì, forse Musacchio. 22 Musacchio che è stato messo giù, rigore ineccepibile. Sì, netto. Ma stai scherzando, cioè te stai provocando, Giorgio. Certo, e se no, sto qua a fare. Dai, è partito, l'unica cosa che posso dire è che il difensore della Lazio si è disinteressato della palla e è andato verso l'avversario. Chi è? Il difensore. Ah, è quello appena entrato di Durmisi. Sì, Durmisi. Che Durmivi. Guarda Galliani com'è. Guarda Galliani. Galliani è sempre milanista dentro. Rigore per me è rigore senza ombra. No, c'è il rigore, c'è il rigore. Sembrava niente. Cioè, gli ha dato proprio la spallata. Poi forse dà la sensazione che si lascia cascare. Anche perché Musacchio è arrivato abbondantemente prima. A meno che non consideri fallo il contrasto di Çalhanoğlu su Caicedo. No, questo è quello, questo è quello di prima, chi se ne frega. Insomma, come al solito, le partite dove c'è il Milan in cauda venenum. Alla fine, attenzione, questo è un rigore tra i piedi di Franchi che che potrebbe essere... Nuovamente, è rigorista, però mettere pesa il Milan pallone, terzo 3 kg il pallone . Pesa 3 kg il pallone, 78, c'hanno tempo per pareggiare qualora facessero . Vantaggio Milan, ti frego la voglia di vederlo, dico che ha già segnato che sì, a me non mi è arrivato, ha già segnato che sì, il rigore lo segna che me lo gusto con più voglia. 1-0 Milan, ti basta Massimo? 1-0 Milan, Franchi che sì, mette dentro il rigore che riporta il Milan in quarta posizione, riscavalcata la Roma, e ti mette Pino un pochino più tranquillo per quello che riguarda anche l'esito. Il problema della Roma, è uno solo, che manca ancora 10 minuti più recupero. Devo dire che comunque purtroppo in queste ultime giornate si sta riverificando i soliti problemi difesa della Lazio, perché guarda, a Ferrara è successo un episodio quasi analogo, e anche questa volta chiamo a Michele, ti chiedo di spalleggiarmi. Inzaghi anche nelle sostituzioni non mi è piaciuto in questo frangente, intorno all'ora di gioco ha tolto Lulic anche, no? Che ha tolto Lulic, che sembra quasi un cambio automatico ogni volta che leva sempre Lulic, lo leva sempre, e francamente non mi è piaciuto molto, perché la squadra si è scollata improvvisamente. Bravo, ma qui scollato. Ora Andrea si è vista tutta l'azione, perché comunque è chiaro c'è stato un errore individuale, che in quella maniera in area è assurdo. Poi bisogna vedere come mai sull'uscita dal calcio d'angolo si sono dimenticati Musacchio, la difesa si è dimenticata Musacchio. Però Musacchio, detto questo do ragione a Vittorio, che quest'anno, e ricordo faccio un esempio, il primo che mi viene in mente, la partita di andata contro il Milan, quando se non sbaglio tolse Milinkovic-Savic, nei cambi Inzaghi non è brillante, non è ancora brillante. No. Non è brillante. In fase soprattutto di lettura della partita. I cambi sono quelli decisivi spesso, non automatici. E ora cambia anche un altro giocatore della Lazio. Leva Bastos e mette Parolo. Mette un pochino più avanti il baricentro della squadra, ma sono tre punti d'argento per il Milan questi, Pino. Anche di platino. Che vengono prima di tutto con una diretta rivale, ma in maniera particolare, che ti danno un po' anche di morale, perché insomma sarà contento l'allenatore Leonardo. Ecco, stavo chiedendo questo, sono tre punti di Gattuso o sono tre punti di Leonardo? Chi è l'allenatore del Milan? Sono tre punti del Milan. L'anno prossimo sarà l'allenatore chi Leonardo. No, ma ora chi è l'allenatore del Milan? Sono tre punti del Milan, dai, non fate cattivi. Che no, è cattivo. Io se posso dire... Allora, ma da quando mondo è mondo la società mette sempre... parola sulla questione. Guarda la scelta ora dell'allenatore della Fiorentina, quindi la società comanda. Non è che ragazzi, insomma, quando la società va dall'allenatore, è intelligenza dell'allenatore eventualmente accettare suggerimenti che ritiene giusti. Cioè, penso sia andata lì con la Stella di ora te fai questo tipo di gioco, perché se no
Ma Greta, ritornando per un attimo sulla Fiorentina, dicevi che nell'elenco dei convocati ci sono anche... Allora, domani torna Emilson, sono 23, saranno convocati anche Vlahovic e Montiel, che hanno vinto ieri la Coppa Italia Primavera. Quindi, perdonatemi, parto da Michele perché è il più addentro alle letture tecnico-tattiche degli allenatori. Sbaglio o la parte finale di Pioli era tutto un inno? Facci vedere i giovani, ci siamo rotti l'anima dei vecchi, vogliamo capire chi è per il futuro. Sbaglio? Si chiedeva questo, no? A Pioli, giusto? Si chiedeva questo, sì. Beh. Perché a Montella tutto questo no? Perché? Cioè, perché si è ritornati, esattamente, l'ho chiesto anche ieri e non ho trovato una risposta concreta. Perché, bene, Vlahovic, però mi pare che non ci siano nessuni fili di accendere la pira sotto il nome di Vlahovic. Ci si preoccupa di dove andrà a giocare Chiesa, del ritorno giustamente alle due punte Muriel e Simeone, come se ci fosse davanti ancora un risultato di campionato da perseguire. Perché con Pioli era tutto morto e con Montella no? Di campionato no, di Coppa Italia sì. Ho capito, ma se io devo vedere Vlahovic lo devo vedere in campionato, se vede in Coppa. Non puoi snaturare il gruppo secondo ma della delle allora perché si chiedeva Pioli? Io la leggo in un'altra chi lo chiedeva? Non lo so io. Era un afflato comune, vogliamo vedere Maurizio Canino, Montiel, Vlahovic, Ancico, vediamo secondo qualcosa per il futuro. Secondo ora, me zero. C'è una lettura credo abbastanza semplice. Con Pioli la stagione era considerata persa. E con Montella? La gente, con Montella con Pioli davi persa anche Bergamo. Secondo me una parte della tifoseria dava per persa anche Bergamo e comunque la stagione era tale che la gente invocava i giovani per vedere qualcosa di diverso. Ora qualcosa di diverso ce l'hanno in panchina perché è cambiato l'allenatore, quindi si vuole vedere se cambierà qualcosa sul piano del gioco, perché con Pioli si volevano i giovani perché comunque il gioco non sarebbe cambiato. Con Montella hai qualcosa di diverso, di più gustoso in panchina. Forse. Quindi vuoi vedere come imposterà la squadra con i giocatori più pronti, più maturi e magari vedere quali l'anno prossimo potrebbero essere più adatti o meno a quel gioco lì. Quindi c'è meno, il cambio è già stato dato alla piazza, cioè il pasto ai leoni è già stato dato. Quindi scordiamoci i giovani, scordiamoci di capire che cosa sono quelli della primavera. Non lo so se lui non li impiegherà, perché lui, Montella chiaramente, oltre a preparare la partita di Bergamo e poi eventualmente si spera tutti la finale, che poi ricordiamo Montella una finale Coppa Italia c'era arrivato e gli è stata inopinatamente scippata, come sappiamo. Allora, un conto è, io parto da questa considerazione, un conto è l'ambiente, no, che certo, capitò. Certo. Poi in campo però lui fece campo, degli errori madornali. Però per lui sarebbe una rivincita, diciamo, da un certo punto di vista. E lui comunque utilizzerà questa parte finale di stagione per fare dei provini ai giocatori che la società probabilmente gli ha detto rimarranno. Il famoso discorso. Gli rimarranno, ha detto guarda questi probabilmente forse se ti stanno via questi rimangano, guarda fra questi quelli che ti sei stato espulso. Sì, per proteste. Sì. E quindi credo sarà un provino, quindi non è detto che non vengano riutilizzati questi giovani, perché comunque sia lui, fra anche il fatto che li abbia convocati, perché lui vuole stare con il gruppo il più possibile per vedere se questi giovani possono essere aggregati al ritiro dell'anno prossimo o se forse sarà meglio mandarli in prestito. Vittorio, ti volevo far ritornare sulla Lazio, espulso Inzaghi. Sì, è entrato in campo. Ho visto Luis Alberto per la prima volta dall'inizio della partita. Sì, no, ma non è l'unico. Che succede? Succede che la Lazio ha giocato meglio il primo tempo, ha avuto anche un paio di occasioni interessanti nei primi 20 minuti, se vogliamo essere più ancora precisi. Più precisi, bravo. Poi nel secondo tempo le due squadre sono scomparse. L'episodio è ancora una volta, come è successo a Ferrara, perché tanto l'errore di uno paga. Se mi dirai, la spalla è un'altra cosa rispetto al Milan, per carità. No. Però gli episodi nascono in tutte e due le circostanze. È venuto fuori sto calcio di rigore. Tra l'altro un rigore invocato prima, dopo 20 secondi un nuovo rigore, ci caschi di nuovo, allora è colpa tua, cioè non è possibile commettere degli errori. Vedo la squadra soprattutto nella fase centrocampo attacco immobile. Un po'
in difficoltà. Immobile. Ciro Immobile, te mi hai detto di Luis Alberto, ma io Immobile, no, francamente, ragazzi, mi dovete dire quali occasioni ha avuto, no, occasioni, ma anche giocabili, cioè il pallone. Non ha avuto pallone, neanche lui, che mai si sia dato un pochino... Niente, ha fatto un paio di, come fa lui, di individualismi, poi si è fatto male. Ma Correa è uscito presto. Sì, lo so, ma... Immobile ha, ha avuto un'occasione, la giocata che è stata deviata da Re. Sì, Immobile è un periodo che non va proprio, quindi... Tre minuti più, anche adesso, fine. Giorgio, cioè negli ultimi 10 minuti mi aspettavo una reazione... Di più. No, non c'è stato. Elettroencefalogramma piatto. Non c'è. Pino, sì? Ti stupiresti se Rino Gattuso per la fine della stagione si affidasse a Reina e non a Donnarumma? Ma, cioè, per ora diciamo di... urgenza di recuperare Donnarumma sinceramente non la vedo, quindi potrebbe essere una delle classiche situazioni guarisci potrebbe con calma essere in maniera che Donnarumma recuperi con calma, dipende quello che dirà, dipende Leonardo se vuole fare. No, ma, cioè, ma in questo momento, cioè, io avevo letto che forse Donnarumma cercava di recuperare per questa partita, sinceramente dovesse andare stasera, c'hai una settimana ancora, ma non mi stupirei che Reina giocasse con me, poi rigiocasse con la Lazio perché gli spetta, perché le coppe le fa lui. E sinceramente, ti immagini Reina che è immune da colpe, anzi qualche cosa ci ha salvato, rientra poi Donnarumma e magari ne fa una delle sue, ti immagini che... Per cui non sarebbe una lettura sbagliata in questo momento quello di permettere a Donnarumma di recuperare con calma, anche un infortunio muscolare, per cui a parte diciamo le battute, il portiere ruolo particolare, credo che non conterà solo il parere del, cioè che l'allenatore ha molto sul parere del preparatore e della difesa. Perché la difesa ti sa dire, però ora in sai, quel momento difesa senza Romagnoli è difesa nel ancora. Senso i difensori ti sanno dire con quale portiere in questo momento si trovano più sicuri. E comunque tieni di conto che anche stasera in panchina c'era anche Caldara, lui comunque ha scelto di continuare con Zapata, cioè, ma io dico a livello di spogliatoio, i difensori Gattuso lo sanno, non si può abbastanza tende a conservare, non è che gli piace fare i colpi no, di testa. A proposito di portiere, a proposito di difensori, quasi tutte le volte che ha giocato Perin la Juve ha perso. Con Perin in porta la Juve non ha mai vinto. Lo sai che ci stavo pensando oggi pomeriggio? Ha mai vinto. Ha perso col Genoa, ha perso oggi con la Spal, aveva fatto il pareggio, il primo pareggio fatto ancora col Genoa c'era in porta Perin. Con Perin in porta la Juve non vince anche, mai. È anche un'altra squadra con ma Perin. Ma non vince mai. Con Perin. Chissà perché. C'è da dire strano. Che i gol se ne fa quasi sempre la Juve, quando va, subisce gol l'errore della difesa c'è sempre, sistematicamente, ma è un anche ad Amsterdam, no, è Perin, poveraccio, ha giocato con Castagno, Gozzi, Coccolo, appunto, tra l'altro voi... Sei minuti di recupero, sei contento? Così pareggiazio. Così fai tempo a pareggiare la Lazio. 6 minuti fa che sei di recupero, va benissimo così anche per noi, così riusciamo a seguire con tutta. Ci sono stati gli infortuni, ragazzi. Ci sono stati, sì, 6 sostituzioni sono 3 minuti. Più gli infortuni, più il VAR. Rigore, più il VAR, eccetera. Mi sembra una cosa corretta. Enrico, una cartolina di saluto ad Andrea Barzagli che oggi ha detto che smette a fine stagione? Ma questo credo che sia arrivato il momento. Beh, gran palatona di Berisha. Che Andrea decidesse di farlo, anche se oggi ha dimostrato che può stare ancora in campo. Certo, l'età, probabilmente il fatto che la squadra deve trovare degli uomini affidabili per tutto il campionato lo ha portato a decidere tristemente di lasciare. Ma lo metti nella galleria dei grandi difensori della Juve? Sicuramente sì. Pensa che lui gioca contro Allegri, lo sai, no? Giocava al centrocampo. Sicuramente sì. La BBC non era male, lui faceva parte della BBC. Barzagli, Bonucci, Chiellini. Sì, no, per carità, però voglio dire, individualmente anche in nazionale credo sì, io ho in mente i difensori della Juventus, onestamente, sinceramente,
faccio fatica a mettere Barzagli a livello di Francesco Morini, di Gaetano Scirea. Scirea, sì. Con tutto il bene che si può volere. Mettilo in alto, a solo, e non ce n'è per nessuno. Ma di Morini sì, cioè, Morini era era molto, molto più tecnico di Barzagli. Parlo di difensori centrali. Ma la tecnica dei Barzagli, Brio e Morini se la sognavano di notte, dai. Erano duri, contrastavano. Erano quelli che al momento necessitava la Juve. C'è da dire anche un'altra cosa. Ma credo che Barzagli, insomma, meriti. Io lo vedo superiore a questi due che tu c'è hai. C'è da dire anche un'altra cosa a favore di quello che dice Enrico. È vero che c'erano più campioni, eccetera, eccetera, i giocatori più forti. Però fare il difensore prima per certi versi era più facile. Testa contro perché testa, ora prima i difensori si permettevano delle entrate, delle situazioni. Lazio pronta ad andare al pareggio, niente da fare. Ora, rigore negato. Ora i difensori non possono mettere una mano, molto difficile. Prima inoltre gli viene chiesto di giocare con i piedi, cosa che prima veniva chiesto al massimo, sarà libero e al terzino, sinistro. Cutrone vicino al raddoppio sul ribaltamento di fronte, era andato via bene al proprio difensore Sergej Milinkovic-Savic, poi Rodriguez, pallone pieno, gliel'ha levato bene. Non è rigore, per dirlo io che oddio, si è sono rigore. Un pochino spinti, però poi ha toccato la palla, dai. Ha toccato la palla male, perché se la prendeva meglio era più netto, ma siccome così faccio contento Massimo, secondo me c'era anche un fallo in attacco. Ecco, ti sei garantito la la puntata di Giallo Toscana che va in infatti dice toccato il pallone, dice Rocchi ha toccato prima il pallone prima che andasse giù. A proposito, ricordiamo per quelli che passano da noi soltanto adesso che Giallo Toscana va in onda fra una ventina di minuti circa, Vittorio. Sì, dopo al termine di A Tutto Gol ci sarà un'edizione del telegiornale e poi Giallo Toscana con grandi appuntamenti, argomenti, l'attesa per la sentenza al processo nei confronti dell'infermiera di Piombino Fausta Bonino, accusata di 10 omicidi, e poi anche l'attesa per la Cassazione nel caso del terribile delitto delle piagge a Firenze, il delitto di Rene Focardi. Va via l'Axalt da solo in contropiede, uno contro tre, lo supporta soltanto Cutrone, non riesce a passare il pallone dell'ex genoano. Palla che resta lì, bisogna andare al 96, siamo al 95, 94 siamo vivo live, siamo 95, noi siamo 94 perché la nostra televisione ha un minuto di ritardo circa, però stai tranquillo Pino, stasera che pigli tre punti che ti fanno ritornare il sorriso e sai ritornare quarta. Sai la fine che quarta. Fece tranquillo, vero? Tranquillo non sta bene, appunto. E sicuro è deceduto. Comunque no, stasera vorrei dirti stai sereno perché è un'altra roba che non è che porti bene, anche quella. Comunque la situazione sta evolvendo in chiave Milan, risorso alla Roma di Ranieri, Milan nuovamente quarto in attesa domani di Atalanta-Empoli, domani c'è Fiorentina-Bologna, queste saranno le due squadre e le due partite che guarderemo con dovizia in particolare a partire dalle 2:30 di domani pomeriggio. Il Milan rimane quarto comunque se vince l'Atalanta. Sì, certo, però voglio dire, se vince l'Atalanta incominciano a essere due delle quali prestano, vedi negli specchietti retrovisori, vedi i muletti, ecco, che i musi che arrivano, quindi bisogna stare un pochino più attenti. C'è ancora tanta voglia di correre da parte di Çalhanoğlu sul sinistro, subito Murato. Non fa donne, il neanche Milan Dio buono ce la butta dentro con le mani. Quanti contropiedi ha sprecato in Milan? Esce a far gol anche se la butta dentro con le mani. Fa niente, tanto vinci 1-0, sì o no? Che ti frega? Sì, no. Sull'almanacco Panini questo risultato va scritto Milan 1, Lazio 0. È finita San Siro, Milan batte Lazio 1. E quindi la classifica ridà la quarta posizione al eccoci qua, Juventus 84, Napoli 64 che possono diventare 67, Inter 57, Roma non 54 ma Milan 55, Roma 54, corretto? Sì. Bene, per cui Massimo anche nel tuo Inter correggi la classifica. Addirittura c'è l'Atalanta. Potrebbe appaiarlo come ora al quarto posto in caso di vincere, certamente pur avendo
nel discorso degli scontri diretti. Vabbè, è finita Milan 1-0. La vittoria è di Leonardo Di Michele. Leonardo è del Milan. Allora, io dico insomma, ma perché Leonardo l'ha fatto giocare proprio? Si picchiano a fine partita, si picchiano. No. Fatto solo quello. Si picchiano tutti in campo, gran cazzotti, è impazzito uno della Lazio che non so chi sia, chi è? Dormisi. No, è il numero 3. È il numero 3, Dormisi è entrato dovrebbe dopo. Dovrebbe essere Luis Felipe? Chi è? Può essere, Felipe. Sì, Luis Felipe è impazzito improvvisamente, cazzotti a tutta randa da tutti, si sono messi in mezzo, sono curioso di vedere poi qualche replay per cercare di capire parapiglia su parapiglia, anche Correa. Sembra essere un all'ok Corral, sai tutti che in mezzo a tutti. Di sai che è una partita di Coppa. Mi viene da pensare che non abbia mantenuto i passi. Ecco. Abbia mantenuto infatti che qualcuno non abbia mantenuto il fantasma di Tuta che legge Bastos Tuta, ma ci sono anche storie di storia, ma sai, genuana nera azzurra, la partita si è sbloccata con un rigore, non è che no infatti è stato un episodio. Sei un piffero tu che fai rigore, io non posso mica essere altrettanto piffero e sbagliarlo. Sono d'accordo, è anche vero che il Milan ha legittimato con tanti, come allora, diceva prima anche Michele, contropiedi ci sono sbagliati. Persino i vigili urbani in campo, la polizia municipale, perché non a Milano c'è sempre che il ci fanno. Beh, mancava questa ghisa, mi mancava questa parte finale di gara piuttosto allegra. Da una parte ora si festeggia come pazzi, da quell'altra ci si sente defraudati. Si parla di Luis Felipe, Castiglieco e che si fra i più agitati. Sono tre sicuramente laureati a Harvard che hanno UCLA. Mi fermo lì perché sennò poi divento troppo cattivo nei confronti della categoria dei giocatori perlomeno strana. E continuo insomma, Leonardo ha salvato la panchina stasera. Leonardo ha salvato la panchina, Gattuso continua a essere l'allenatore del Milan. Guarda questo, se si può essere giusto. Mamma mia, ma Acerbi ti faceva una persona seria. L'uomo non l'avevo visto a centinaia, non decine, centinaia di tatuaggi. Adesso sono curioso di vedere se per caso prima che è contento anche Zapata che non ha subito gol. Neanche di essere non credeva di essere in campo. Per caso. Volevo capire se per caso c'era la possibilità di rivedere la riproposizione di immagini per capire quale sia stata la scintilla. Non te la faranno mai vedere, lo sai. Per carità. Non si può. Non si c'è può. L'omertà. Non si può. L'omertà. Riproposizione televisiva. Non te la faranno mai vedere. Fatto sta comunque che Milan batte Lazio 1-0, ovviamente perché con Ubi Maior minor Cessat. Grazie Enrico Rocitano, alla grazie prossima. Grazie a voi. Ci vediamo credo sabato, non lo so, adesso vediamo. Anche perché insomma devo farti venire a festeggiare lo scudetto della Juventus. Grazie a Vittorio Betti, giallo Toscana subito tra dopo poco, la conclusione tra poco, tutto restate con noi. TG. Grazie Pino Calò, settimana prossima vabbè. Riposi, ma tornerai in grande spolvero benissimo. Subito dopo. Grazie Michele. Grazie a te, Giorgio. Michele Tossani, la gabbia di Enrico.com. Ovviamente seguitela, guardatela perché è estremamente interessante. Non si parla solo di calcio, per meglio dire. Non si parla calcio al solito modo. Andatelo a leggerlo, andate a guardare perché è sempre estremamente interessante. Grazie. Andate allo stadio domani, andate al Frank. Andate a letto. Una cortesia, andate, ora andate a letto che ora. Grazie a Greta Beccaglia. Ciao Greta. Grazie, ti vediamo domani dalle 14:30. Cambio di turno domani fra te e Gabriele Taverni perché giustamente domani Madama Beccaglia festeggia il suo compleanno. Tra l'altro è stata una settimana di festeggiamenti in casa Beccaglia perché la settimana scorsa era toccata la tua gentile mammina, per cui anche a lei auguri in ritardo. Grazie. A mamma e a figlia auguri nell'arco di una settimana. Anche signore, il fratello è nato il mio stesso giorno. Chi? Il mio fratello. Eccoci, allora okay. La famiglia Beccaglia grande al Gran Pavese per i festeggiamenti. Grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia fino a questo momento. TG Giallo Toscana, linea alla sigla in regia da Massimo. Grazie.
viaggio straordinario. Come il mio, cominciato nel centro dell'Italia. Ho superato i limiti e sono diventata grande. Sono Estra. Metto la mia energia per dare valore alle imprese. Accendo i sogni di chi mi sta vicino. Affronto ogni sfida per rendere tutto più semplice. Chiamo ogni posto casa e guardo al futuro. Il mio viaggio continua. Gas, luce e servizi innovativi. Estra, energia al futuro. CopyWord, un'azienda moderna e dinamica specializzata nell'analisi dei processi. Vendita, noleggio e assistenza tecnica di un'ampia gamma di soluzioni e tecnologie per le aziende. Stampanti multifunzione e soluzioni per la gestione documentale. Comunicazione visual display. Tecnologia digitale per la stampa professionale. CopyWord, un partner a 360 gradi per rispondere in anticipo alle nuove sfide del mercato. Sillab è realtà sanitaria leader nella medicina di laboratorio e propone quotidianamente un nuovo approccio integrato, orientato all'innovazione diagnostica, alla prevenzione e al benessere.